Eccomi qua. Come faccio ogni tanto, mi piace postare qui su YouTube dei video in cui presento qualcosa che io ho trovato in giro e che reputo interessante. In questo caso, al Frankfurt Music Messe del 2012, cioè alla fiera di Francoforte 2012, ho visto uno stand, che era di fianco allo stand della Eco, dove io presentavo la Eco mia, molto piccolo, dove c'era un signore olandese, che tutto il giorno suonava più o meno un riff, con una sonorità che sembrava una 12 corde. In realtà ho scoperto che era questa sua invenzione, add string, cioè aggiunge una corda a una chitarra acustica con una sonorità che fa subito pensare alla 12 corde, perché aggiungiamo il sol, poi in realtà uno può fare a diventare raddoppiare il si, il mi, quello che uno vuole, e aggiungiamo una corda e quindi, essendo questa l'ottava sopra, come accade in una 12 corde, la sonorità ci assomiglia molto. Però c'è la possibilità di farlo, uno in modo molto veloce come vi farò vedere, e l'altra cosa su qualsiasi strumento. Quindi io sono andato lì, me ne sono preso uno, questa cosa non è commerciale, sapete che io quando presento delle cose mi piace perché è in entusiasmo di farlo. Questa lo vende soltanto questo signore, che non so come si chiama, adventor.nl. Comunque AdString, se cercate lo trovate, lo vende direttamente lui, non è nemmeno distribuito in Italia. Però questo, ho avuto un'idea geniale. Allora, ho comprato questa scatoletta che ho speso tipo una 60 euro. Dentro c'è la corda, ci sono le istruzioni, ok? E dunque, ok, qua che spiega che cosa facciamo quando andiamo ad aggiungere una corda. E poi dentro nel kit c'è la meccanica, appoggio qui. Allora, andiamo a guardare. Abbiamo la meccanica da aggiungere alla chitarra, ok? Quindi io prenderò la mia chitarra costruita da Roy McAllister, aggiungiamo la chiavetta, questo che è da mettere alla buca per togliere la corda, vi farò vedere come, questa piccola lima per fare il piccolo solco sul nut, cioè qui, per fare in modo che noi possiamo aggiungere la corda, appoggiarla sul nut, e questo per infilarlo in mezzo agli end pin, vengono chiamati, qui, per poter poi incastrare la corda. Va bene, lo faccio così in diretta, magari faccio un po' di fast, in maniera che si veda quanto è facile, è molto divertente. Comincio, fissato la corda raddoppiata qui, ho infilato questo lo posso girare eventualmente se voglio farlo in un altro modo, e vedete che adesso l'accordo bene, senti come immediatamente sembrano 12 corde. Questo signore è quella di, posso semplicemente andare a spingere giù questa, la metto sotto, così non c'è, e così c'è. La tolgo. Sentite, allora faccio la stessa cosa con e senza. Tolgo.
E quindi, niente, questa è stata un'ottima invenzione di questo signore, adstring.com, eccolo il sito, qual è? Eccoci qua. E quindi così, io sono stato molto contento di questo acquisto, anche se l'ho appena installato, ma l'avevo visto lì a Francoforte, mi piaceva, e quindi avete visto come l'ho installato velocemente, così, sono stati circa 5-6 minuti, poi ho fatto andare veloce il video.